Poracci, Gempy of Magic si conferma come un vero razzo, visto che ha riconosciuto in tempo record L.A. Noire, particolare esperimento a cura del team Bondi. Mentre mi avete fatto morire con i paralleli con Sony e Microsoft e anche con la conquista non violenta di YouTube Italia, ma la risposta migliore l'ha data Tapion, tirando fuori una vera chicca poro nostalgica da un video che tra l'altro vi siete visti in pochissimi. Bravo Tapion e mamma mia, quanti ricordi! Ma basta, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli che non hanno come protagonista Super Mario. Visto che con Benjo si è tornata a parlare di un genere dove la libreria Nintendo eccelle in modo particolare, oggi vi voglio proporre un listone, ricchissimo ovviamente, dei migliori platform su Switch che non sono però di Super Mario. Infatti prima di tutto è obbligatorio giocarsi i vari Odyssey, Super Mario 3D World, la 3D All Stars e anche esperimenti più particolari come Super Mario Maker 2 o il non proprio riuscitissimo New Super Mario Bros. U Deluxe. Ma tolti questi titoli imprescindibili vi si aprirà un mondo di possibilità su Nintendo Switch, sia per quanto riguarda i platform in 2D che per quelli in 3 dimensioni. Quindi cercherò di farvi un attimo da guida in questo panorama affollatissimo, proponendovi una selezione di alcuni dei nomi più meritevoli e cercare di capire se possono fare o meno al caso vostro. Vi segnalo inoltre che in descrizione troverete tutti i link affiliati alle versioni fisiche di questi giochi. Se il video vi è tornato utile e volete supportare gratuitamente il canale, acquistare da questi link mi dà un aiuto incredibile. Detto questo, vi invito ovviamente a partecipare alla conquista non violenta di YouTube Italia con dei piccoli gesti. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi sugli altri social. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo dai platform in tre dimensioni, ma senza allontanarci troppo da Super Mario. Andiamo per gradi. Vi consiglio infatti l'originalissimo Captain Toad Treasure Tracker, un platform che vira decisamente verso il territorio del puzzle game e che nasce proprio da un minigioco presente in Super Mario 3D World. Quindi è probabile che siate già a conoscenza di come funziona questo particolare platform, dove non è possibile saltare e l'obiettivo è quello di far arrivare incolume alla stella di fine livello Captain Toad. Ogni livello è una sorta di diorama che gioca in modo intelligente con la prospettiva e l'orientamento della telecamera assume un ruolo fondamentale per trovare la soluzione a ogni quadro. Se il gioco vi incuriosisce, trovate su eShop una demo gratuita che vi aiuterà a capire se il gameplay, molto atipico, fa al caso vostro. Da Super Mario passiamo a quelli che furono i competitor diretti durante gli anni 90. Infatti su Switch sono presenti due ottimi porting sia della Ensign Trilogy che della Spyro Reignited Trilogy. Questi sono dei veri e propri tuffi nel passato e sebbene la grafica risulti in linea con quella delle produzioni attuali, il gameplay è decisamente old school. I giochi di Spyro sono più simili all'impostazione di un collectathon, mentre Crash adotta una progressione scandita su brevi livelli, molto più simile al gameplay di un classico platform a scorrimento orizzontale. Se cercate qualcosa di più moderno, ma sempre dal sapore classico, è disponibile anche il recentissimo Crash 4 It's About Time. C'è da dire che rispetto alle versioni su console, Sony e Microsoft, il porting su Switch accusa un palese downgrade grafico, ma a parte questo il gioco è godibilissimo, soprattutto in portabilità, e non ha nulla da invidiare alle versioni apparse su home console. Visto che siamo in tema di vecchie glorie del passato, e con Banjo e Kazooie dietro l'angolo, bisogna per forza parlare dei collectathon, il genere dei platform che regnava incontrastato su Nintendo 64. Se siete incuriositi da questa particolare categoria di giochi, date una chance al remake di SpongeBob, Battle for Bikini Bottom, una conversione di sicuro non eccellente di un titolo che ripropone un vero cult dei primi anni 2000. Di sicuro non un titolo imprescindibile per gli standard odierni, ma comunque un grande tuffo nel passato. E lo stesso discorso vale per il recente Yooka-Laylee, un gioco ispirato al 100% ai grandi classici apparsi su Nintendo 64 che potremmo quasi indicare come il successore spirituale di Banjo-Kazooie. Yooka non inventa nulla, ma è una grandissima lettera
d'amore alla gloriosa epoca del Nintendone. E parallelamente vale la pena consigliare anche New Super Lucky's Tale, che concettualmente è un po' la stessa cosa di Yooka-Laylee, solo che questa volta l'ossatura su cui è costruito il gioco ricorda il platforming di una generazione successiva, quella dell'era PS2. Il gioco nasce come un'esclusiva di lancio di Xbox One X, ma è su Switch che esprime al meglio il suo potenziale, anche grazie a una telecamera completamente rinnovata e l'inclusione dei DLC usciti nel corso degli anni. Semplice, divertente e colorato, sì, New Super Lucky's Tale è un conquer per tutte le età. Ma se giocare a Super Mario Odyssey vi ha lasciato un vuoto incolmabile e recuperare la 3D All-Stars non vi è bastato, a questo punto dovete assolutamente provare A Hat in Time, senza dubbio uno tra i migliori platform in tre dimensioni degli ultimi anni e disponibile anche a un prezzo budget. L'unico difetto che mi sento di segnalare è in realtà inerente al genere. Purtroppo la longevità non è di certo stellare, ma per il resto troverete tutto quello che c'è da aspettarsi da un grandissimo platform. E chiudo questa prima sezione con due consigli un po' particolari. Il primo è The Blob 2, un titolo che ho sempre sottovalutato, forse per la copertina un po' anonima o per il fatto che si tratta di un porting di un gioco non proprio recentissimo. Però in realtà è uno dei platform più particolari che abbia mai provato e non so come descriverlo se non come una sorta di antesignano di Splatoon, visto che l'obiettivo è proprio quello di imbrattare di vernice le varie mappe per ricolorarne gli ambienti. Di sicuro non un titolo senza difetti, ma che potrà cogliere di sorpresa anche giocatori più navigati. E poi c'è anche Blue Fire, un platform che pone tanta enfasi sull'esplorazione quanto sul combattimento, che tanto per cambiare viene associata a quello dei Souls-like, ma vi faccio uno spoiler, non c'entra assolutamente nulla. Forse qui siamo più in territorio action-adventure, ma ci sono delle sfide di platforming puro di una difficoltà imbarazzante. Mi hanno ricordato alcuni dei passaggi più complessi di Hollow Knight trasposti in tre dimensioni. Lo consiglio caldamente a chi è in cerca di una bella sfida. Ovviamente se siete abbastanza folli da aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto aggiuntivo dell'NSO, avrete accesso a una selezione parecchio grande di classici passati, emulati in modo... emulati. E questo poi ci aiuta anche a passare alla seconda sezione del video, i platform in due dimensioni. Sì, perché con il pacchetto aggiuntivo non avrete accesso solo alle glorie del Nintendo 64, ma a un catalogo sconfinato composto da titoli Mega Drive, SNES e NES. Qui in fatto di platform avrete l'imbarazzo della scelta, dai nomi più conosciuti a vere e proprie hidden gem del settore, tutte incluse in un singolo abbonamento dal costo tutto sommato contenuto. Andando avanti vi consiglio anche, se con qualche riserva, Kirby Star Allies e Yoshi's Crafted World. La verità è che non ho ancora avuto l'occasione di giocarli a fondo per esprimere un giudizio in merito, ma spero prima o poi di riuscire a recuperarli. Kirby in particolare, ora che rispetto al lancio è stato arricchito con parecchi contenuti aggiuntivi, sembra un'esperienza in linea con la qualità a cui ci ha abituato la serie, mentre Yoshi è un ottimo capitolo che non ha nulla da invidiare a Woolly's World. Se l'estetica vi incuriosisce, potete comunque provare per entrambi delle demo gratuite. Fatemi sapere cosa ne pensate. Prima abbiamo parlato di Crash e Spyro, a questo punto va citato per forza anche Sonic, il rivale per antonomasia di Mario. Sonic Mania è forse uno dei migliori Sonic in due dimensioni di sempre e l'edizione Plus, l'unica ad avere una versione fisica, perfeziona quello che già era un capolavoro aggiungendo tonnellate di contenuti, tra cui anche due nuovi personaggi giocabili, Mighty e Ray. Veramente un capitolo imperdibile per i fan della mascotte Sega e non solo. Se vogliamo continuare a parlare di rivali, non so quanti di voi percepiscono in questo modo Rayman, ma io mi ricordo perfettamente che nei primi anni 2000, con l'uscita di The Great Escape e in particolare Hoodlum Havoc, c'è chi affermava con sicurezza che questi platform fossero addirittura migliori di Super Mario. Dichiarazioni pesanti, ma oggi concentriamoci su Rayman Legends, quello che probabilmente è uno dei migliori platform 2D degli ultimi anni. Non solo abbiamo un gameplay fresco e divertente e un art style che rende giustizia alle coloratissime avventure originali di Rayman, ma in più quello che mi ha sempre scioccato di Legends è la qualità di roba che c'è da fare in questo platform immenso. Tra modalità alternative, livelli segreti e personaggi sbloccabili, c'è veramente un mondo da scoprire per un gioco che ormai viene venduto a prezzo budget. Questa sì che è una vera Definitive Edition, veramente imperdibile. Per i nostalgici dell'era NES ho quello che fa per voi.
Shovel Knight Treasure Trove è una collection che unisce le 5 campagne principali della serie ideata da Yacht Club Games, l'ultima delle quali è una sorta di Super Smash Bros. Con i protagonisti dei precedenti giochi. Incredibilmente, oltre a essere dei platform di vecchio stampo che riescono a ricreare perfettamente quel preciso feeling nei controlli e nei movimenti dei personaggi, tutti e 5 sono dei titoli che hanno una storia per niente banale, una caratteristica rara, se non unica, all'interno di un genere che dà priorità assoluta al gameplay. A proposito di chicche retro, anche se qui viriamo un po' nel territorio action, non lasciatevi sfuggire The Messenger, ispirato palesemente ai primi Ninja Gaiden. La vera figata è che il gioco è ambientato in due linee temporali sovrapponibili che ne modificano profondamente estetica e gameplay, essendo il passato ispirato alle produzioni 8-bit, mentre il presente a quelle a 16. Difficile e impegnativo, The Messenger è una delle produzioni indie che più mi sento di consigliare in questa lista. E per concludere, due titoli che per me è difficile scindere l'uno dall'altro. Quando si parla di platform in due dimensioni, l'apice, secondo i miei gusti personali, è stato raggiunto con la storica trilogia dei Donkey Kong Country su SNES ed è impressionante quanto questi giochi siano ancora attuali oggi, a quasi 30 anni dalla loro uscita. Ma ancora più impressionante è il fatto che ci siano produzioni che sono state in grado di ricreare perfettamente lo spirito originale della trilogia. Da una parte abbiamo Yooka-Laylee and the Impossible Lair, il seguito del platform di cui vi ho parlato prima, ma che questa volta non si rifà all'impianto 3D di Banjo-Kazooie, ma all'operato di Rare ai tempi dello SNES. Se il primo Yooka mostra i segni del tempo di un genere che ha faticato a rimanere interessante nel corso degli anni, The Impossible Lair è invece un vero e proprio capolavoro di genere, che aggiunge tante idee nuove, come l'hub centrale con visuale dall'alto, senza mai snaturare il cuore dell'essenza platforming a scorrimento laterale. E il titolo con cui voglio chiudere è Donkey Kong Country Tropical Freeze, l'apice del discorso iniziato da Rare e portato a conclusione dal talentuoso team Retro Studios, che è riuscito a superarsi dopo l'ottimo Country Returns uscito la prima volta su Wii. Non fatevi fregare dal fatto che si tratta di un porting di un gioco per Wii U. Per quanto riguarda i platform in due dimensioni, difficilmente riuscirete a trovare di meglio. E poi, se la versione originale da alcuni era considerata troppo difficile e frustrante in alcuni passaggi, beh, con l'aggiunta di Funky Kong avete anche l'Easy Mode. Ma cosa volete di più? E questi poracci erano tutti i titoli di cui ho ritenuto necessario parlarvi. Ovviamente di nomi da consigliare ce ne sono ancora bizzeffe, e proprio per questo vi aspetto qua sotto nei commenti per leggere qualche nome interessante che sicuramente mi è sfuggito. Noi ci vediamo stasera alle 21:30 in live, oppure domani per un nuovo video. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e come al solito mi raccomando, riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Plat, Michele Form, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io sono